Beer and Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand di Italy e siamo in compagnia dello chef manager Laurent Urbinati. Laurent, benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie a tutti e buongiorno a tutti in questo penultimo giorno di Beer Attraction. Che cos'è Italy? Italy è una società che è nata nel 2019, quindi giovanissima, ha come scopo di aiutare le aziende medio-piccole italiane a esprimersi sul panorama nazionale e internazionale a livello commerciale. Quindi noi svolgiamo circa 20 fiere all'anno, diamo la possibilità ai nostri clienti di usufruire del nostro servizio con fiere importanti del calibro appunto di Beer Attraction. Ripeto, facciamo tantissime fiere, abbiamo clienti in tutta Italia e sono tutti molto entusiasti di questo nuovo brand e modo di comunicare e trovare clienti nuovi. Tanto è vero che oggi presenteremo anche chi abbiamo all'interno del nostro stand. Facciamolo subito dedicando a loro un minuto di presentazione per i marchi che oggi vi accompagnano qui a Beer & Food Attraction 2020. Perfetto, vi accompagno in una carrellata molto piacevole di questi prodotti made in Italy food artigianali. Cominciamo con Birra Viola. Birra Viola è un produttore artigianale locale qui della zona e di Cattolica e proprio quest'anno compie 10 anni dall'inizio della sua storia. Cominciamo con una lager, quindi birra chiara. Passiamo poi ad una red, quindi una rossa, abbiamo anche una blanche e una IPA. Questa è la gamma che presenta Birra Viola. Come potete vedere, eleganza nel costume, quindi nella bottiglia, e tantissima qualità. Bel brand, sono contentissimo che sia qui con noi. Ma non vi limitate naturalmente al solo prodotto birra. No, certo. Partiamo anche con prodotti food. Abbiamo Cineglu, che è un'azienda abruzzese di Montesilvano vicino a Pescara, ottimi produttori di prodotti senza glutine e senza lattosio, sia in versione secca che in versione surgelata. Presentano quest'anno una novità, fanno e producono le uniche fette biscottate senza glutine, senza lattosio e, pensate un po', senza grassi. Sono gli unici produttori a fare questo. E ancora? Ancora partiamo con Nordiska. Nordiska è un bellissimo viaggio in Scandinavia. Vedete dei salmoni, delle aringhe, delle sarde, prodotti marinati. È un'azienda veramente eccellente e offre e mette a disposizione del canale Oreca della ristorazione veramente tantissima qualità, da provare assolutamente. E infine, ma non ultimo, abbiamo poi un prodotto eccezionale che è la pinza del Colle di Claudio Ricci. Nato come ristoratore, ha deciso, dato il successo avuto nel suo ristorante di Misano Adriatico, ha deciso di aprire una produzione. È qui con noi, presenta una pizza in 4 versioni con il panino. Ha d'alveolatura molto interessante, prodotto digeribilissimo, leggerissimo, a base di crusca e con lievito madre, pensate un po'. E questi sono solo 4 dei brand che vi accompagnano, quelli dell'occasione di Beer & Food Attraction. In realtà ci sono tanti altri partner che voi mettete in contatto con retailers o comunque riuscite a fare B2B tra loro e i potenziali clienti. Sì, esatto, abbiamo produttori di carni, produttori di conservati, insaccati, produttori anche di macchine per il confezionamento, per il sottovuoto, produttori di microbirrifici anche a livello di macchinari, quindi tutte aziende molto importanti e noi cerchiamo appunto di metterli in relazione fra di loro. È davvero interessante il nostro progetto. E allora, per chi desideri avere maggiori informazioni sul vostro progetto, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto con voi? Certo, ve lo dico subito, è info@italy2019.it. 2019 appunto che corrisponde all'anno della nostra nascita. Laurent, grazie per il contributo, ci rivediamo alla prossima fiera, immagino Cibus. Sì, esattamente. Grazie a voi, a prestissimo.